I poliziotti hanno aggredito ai manifestanti, a loro in difesa. Senza provocazioni, senza nulla? Senza nulla, loro lo hanno provocato. E poi loro, certo, si hanno difeso e hanno cominciato a buttare tutte le cose dei banchi. Certo, non era il caso di reazionare così. Ma lei è stata colpita? Ecco le bottiglie che mi hanno buttato addosso, che si è rotto, meno male che stava con l'occhiale perché mi ha schizzato un pezzo di vetro e mi ha cascato all'occhio. E qua credo che qualcosa mi è rimasto. Ma lei ha visto la scena, cioè la polizia ad un certo punto ha preso e ha caricato, senza alcun motivo secondo lei? No, il motivo era che loro non volevano che ingressarano al mercato. Sì, ma i ragazzi stavano volantinando o stavano facendo qualcos'altro? No, stavano volantinando. Qualcuno ha buttato a terra la sua merce, la merce che le vendeva? No. Hanno lanciato le bottiglie che trovavano per terra. Dopo la reazione della polizia o prima? No, dopo. Ma la polizia è venuta da dove? Sì, dall'ingresso del mercato. Dall'ingresso del mercato. Perché loro dopo all'ingresso c'avevano un gran cartellone, no, una ensuola tutta disegnata, ma quando hanno visto i carabinieri lo hanno rotolato e hanno cominciato a scappare, no? Al vedersi aggrediti. Ma tu hai visto la scena? No, non lo conosco. Cioè non sai perché è successo? No, è successo. Ma la polizia è stata o i manifestanti a buttare giù la roba? Buttare giù quella manifestanza. I manifestanti? Sì. Ma la polizia stava caricando, stava andando addosso con i manganelli, ti risulta? No, la polizia è arrivata qua per gradire quella manifestazione, quella casetta. So che cosa è successo. Perché erano qui? Stavano dando dei volantini, sono entrati nel mercato dando i volantini, tutto e basta, non stavano facendo assolutamente niente. E quel pezzo di manganello come la. E questo mentre lui cercava di colpirmi, ma io stavo facendo la mediazione e mi è rimasto in mano. Perché ho cercato di fermargli il braccio. E poi dopo loro sono andati via i ragazzi e loro si sono messi a discutere, volevano arrestare a me, a altri del mercato, perché cercavamo di dire andate via, non potete stare qua dentro. Poi non si interviene neanche negli anni, io ho 60 anni, neanche negli anni 60 ho mai visto una cosa del genere. Ma c'era gente al mercato, era pieno? Sì, era pieno. E il dramma è proprio questo, che oggi è un giorno di lavoro, un venerdì, e questi poveracci non hanno lavorato perché la gente è scappata. Cioè si potevano risparmiare, veramente era un atteggiamento folle quello che hanno.